L'innovazione chiama e la Puglia risponde a voce alta. La quinta edizione di Nova Agricoltura in Campo, svoltasi nei terreni del Centro Ricerche per la Cerealicoltura di Foggia, ha fatto registrare un'ottima partecipazione, confermando che gli agricoltori del Sud hanno fame di innovazione. Aver scelto Foggia, aver scelto la cerealicoltura, aver scelto la sede del CREA che è qua prospiciente ai campi sui quali si sono fatti le prove è segnale di grande attenzione per il nostro territorio, per l'intera regione e gli argomenti trattati sono essenziali per il futuro della nostra agricoltura. Soltanto l'innovazione tecnologica coniugata con le migliori tecnologie anche di tipo aeronautico, dei satelliti, quindi tutta la materia connessa che ci consente di fare un salto di qualità notevole. L'agricoltura di precisione, ad esempio, significa poter individuare meglio quali devono essere i piani colturali, saper scegliere meglio quelle che devono essere le tempistiche di coltivazione, il tema dell'acqua. Insomma, si è fatto un bel ragionamento e di questo ragionamento ne trarremo sicuramente conseguenze benefiche e positive. In agricoltura, soprattutto nel nostro settore, c'è bisogno di far vedere gli agricoltori le macchine mentre si muovono, mentre lavorano, mentre fanno vedere esattamente quello che sanno fare, quello che possono fare. Noi con questa iniziativa di Nova in Agricoltura, da ormai 5 anni, stiamo cercando di portare l'innovazione nel campo e mettere in contatto appunto coloro che ricercano, quindi provano le nuove tecniche, le nuove tecnologie, le aziende che le portano in campo, e gli agricoltori, perché questo diciamo virtuoso, questa virtuosa spirale di innovazione finalmente riesca ad arrivare nella cultura, diciamo, di un nuovo modo di fare agricoltura, perché di questo si tratta. Oggi l'agricoltura deve in primo luogo fare reddito.